Permesso? Don Cristino, permesso? Permesso? Don Cristino! Ernestino! E tu che fai qua? Oh, buongiorno, cara mamma! Buongiorno! Dimmi, che fai qua? Sai, sono venuto a parlare con Don Cristino, sai, stanotte non ho dormito. È venuto dietro di me. E non ci potevi dire tutto a mamma tua, capisci io tutte cose. Buono, questa volta ci udisse a Don Cristino. Senti, ma tu non l'avevi mentire all'ufficio? Ti venisti qua a mattinata e vorrei osaggio per chi? Vorrei osaggio proprio con i conti che io ti puntaste tu qua. Dimmi un poco, da stasse l'ufficio scappasti e da stasse pure lo dicevo sbattuto. Da poi, più tardi, ti piani in pulizio. Se permettete, cara mamma, io vado perché i doveri mi chiamo. Vai, Ernestino, una buona giornata. Vai, mi raccomando. Ernestino! Sì? Senti, ma paga, sto volendo la luce. Ecco appunto, stavo venendo io se posso arrangiare alcuna cosa, mi sa, posso pagare stamattina. Ricordatilla, mi raccomando, che siamo andati a giorno nuovo. Vieni un po'. Buona giornata. Ciao Ernestino. Ernestino! Sì? Mi raccomando, lo dicero. Sì, mamma, mo sbatto, mo sbatto. Don Cristino? Peppino, buongiorno. Chiamami subito Don Crespino, che devo parlare urgentemente con lui. Sì, arrivavo a signora Pimpin. Oh, Don Crespino! Don Crespino! Uè! Scendete come vuoi! Come vuoi! Ah, signora Pistola, come ci chiama io? Ecco è! Il solito zoticone! Ah, signora Pistola, comunque! Ma come chi sono? Come chi sono? Sono Donna Eustoria! Della Rocca di Camponaro, della Tinta di Coccorino, e Duchessa d'Usurtero, e prima cugina di Donna Candida di Serrano. Ah, perché te la nipote di Padera. Scendete, cagami buono, scendete. Buongiorno signora. Buongiorno Don Crespino. Volevate parlare con me? Certo, proprio a voi cercava. Ditemi, chi vi puntava figlio, ma chi vi puntava? E chi è vostro figlio? Come chi è? Non lo dai Ernestino, non ci dica voi. Avete mi puntate tutti così. E dai voi punto a voi. Certo. È la confessione segreta. No, per mia mamma non ci sono segreti. Ieri a sapere tutti così. Sì, prego, accomodate. Ditemi. Chi vi punta allora? Da che ora? Voi lo sapete niente. È un povero ingenuo che si face a bindolare a calacchiare la prima veduta. Ma chi era? Lavora sotto Cinnari. E ci sembra che me la faccia mia. Ma non mi ha a Don Crespino, che faccio un suo ricordo a nome mio. Questo è un poco difficile, Donna Pistola. Non cominciate pure voi. Quale Donna Pistola? Sono Donna Storia. Donna Storia della Rocca di Campomano, della Timpa di Coccorino, e Duchessa d'Usurtero, e prima cugina di Donna Candida Iserrata. Aspettate che mi butto come pare tenere l'elenco telefonico. Tu non ti permettere di rivolgermi la parola, sai? E non pensare che puoi piangere a mia che ti tappo questa pulsa e testi la braccia. Ma non da niente che fare, mi sei chiede da incia. Ma che non mi sei curati, sai? Donne storie, calmatevi. Non mi curati. Certe parole nella vostra bocca non ve si addicono. Voi siete una signora. Appunto per questo, perché noi siamo dei signori. E per il destino mio ci vuole una signora degna del suo rango. Con case, terreni, corredi, gioielli, sordi insomma, sordi. Cavallo e ciappiti. Signora, mentitevi la mia in pace. Se i figlioli si vogliono, non avete a mentire lingua. E poi, ricordate, se è destinato di Dio, mancare non poti. Non è destinato, perché Dio non vuole, io manco. Buono, moiate, che io non dai che fare ai giù di camisa. E per penitenza, vedi che un po' con i rosari, sempre se va basta. Mi avviate Don Crespino, invece vi dico fate più una cosa, ma vinne per grazia e trovo giustizia. Ma sapete che vi dite santo un attimo, che io peccati non daio, ma sapete com'è, non è meglio se purga in salute. Io vi dico, ci pensate voi, che per nessuno meo che era pigola, scionduta, non sa dici. Vi dite voi che ho capito a fare, sto matrimonio non sa